Cos'è successo? Salve gente, io sono Nicknet e benvenuti in questo primo video dell'Eruption dei Poveri, che sarebbe un riassunto della live che abbiamo fatto venerdì. Quindi se volete venire in live, vi aspettiamo ogni venerdì dalle 18 alle 20. Vi lascio al video! Questo canale qui l'abbiamo trovato, l'ha trovato Dottor Malo nei commenti di un video, che era un video di... non mi ricordo come si chiamava. Di More. More. Che cosa è uno che reagisce ai server di Discord, sì, e fa... tutorial per i server di Discord. Tu hai mandato il nostro server, lui l'ha visto così, e nei commenti c'era questo canale qui che ti ha incuriosito, quindi hai visto, abbiamo visto anche qualche video qua. Però sì, adesso ci reagiamo per bene. Capitolo 1 chiuso, metti quello. Cosa ci... non so cosa aspettarmi. Cosa si vede? Happy New Year. Interessante. Non è tutto così il video, vero? È tutto così. Impossibile. Hai scelto proprio un bel video. Cioè, da dire che hanno... cos'era? 27.000 iscritti. Vabbè, qua. Ah, sì. Bene. Perché hanno messo... cioè, i video, le views comunque più o meno sono tutte uguali. Però ci sono gli short, ecco, fai vedere. Così si vede, scorri bene giù. Eccoli qua i repost. I repost di altri. I repost degli iPantella. È bello, molto bello. 2,9 milioni di più. Guarda quello che ho più visto. Che non ho ben capito il senso. Si sente. Aspetta, un secondo. Lo spacchettamento di Brawl Stars dei poveri. E poi tira fuori un martello a caso. E quindi così ha fatto 2,9 milioni. Non si sa perché. Poi loro usano i disegni. Non si sa bene perché. Dei pinguini. Aiuto. Io sono Mr. P. Da te mi conoscete tutti. Community manager. Conosciamo tutti. Carlo. Carlo. Ciao a tutti. Era poi chi è chi non si sa, però vabbè. Mr. P penso sia il pinguino. Il suo. Ma sì, ma che audio ha questo Carlo? Comunque io ho riconosciuto. Lui è Mr. Pino. Ok. Pinguino qua. Quindi Carlo. Lui è Carlo. Sarà lui. E quello con gli occhi da sole e tutti i ganzi, chi sarà? Mi presenterò, fingilo. Mio nonno può... ma io ho sentito mio nonno. Torna un attimo indietro. Mi presenterò, fingilo. Mio nonno un po' tutto. Vi presenterò parole incomprensibili di mio nonno. Vabbè. Sono anche a Mattias. Mattias l'altro. Buonasera. Sì. Sbaglio, ho sentito un pacchettino di qualcosa all'inizio. Cioè, poco fa. Si era sentito. Possiamo anche a Mattias. Hai sentito? Buonasera. Si sente tipo un trrr, un po'. Sembra un pacchetto. Vabbè. Sì, il pacchetto dove in questo pacchetto abbiamo sbloccato la città di Napoli. Prima vediamo i link che hanno qui. Abbiamo Vai. Carlo. Abbiamo Mattias. Abbiamo Mattias tra parentesi secondo canale. Attenzione, secondo canale. Abbiamo Mister.P tra parentesi Anto. Poi abbiamo Giovanni. E poi abbiamo l'ultimo, che ho un po' paura a dirlo, perché l'ultimo... qualcosa di... è proprio una cosa veramente di invergognabile. Cioè è svergognante, ecco. Invergognabile. Non so parlare italiano. Aspetta che leggo un attimo la mia descrizione di Discord. Allora, PS si prega di perdonare la mia dislessia terminale patologica a spruzzo. Perfetto. Se si può vedere qua. Si vede anche da me, aspetta. Dov'è? Qui si legge? Non si legge per poco. Peccato. Ah no, invece sì. Vabbè. Così sì. Gacha Life Channel. Dopo. In questo server ci saranno eventi, live, GVAVAI. Potrete parlare con... che? GVAVAI? Ah, giveaway. In questo server ci saranno eventi live. Giveaway. Vogliamo andare al prossimo? Beh, il prossimo. Cosa abbiamo di prossimo? Il prossimo abbiamo questo qui. Romolo il ninja 7 mesi fa. Proprio tipico ninja giapponese. Proprio, no, sono giapponesi ninja, sì.
ma non si sente quello che dice. Buono, buono. Ho messo per due. Ah, fai la speedrun. Facendo. Ma questo sai cosa, come ci starebbe bene? Questa scena è stata bellissima perché era perfetto tipo per fare uno short o un TikTok. Con questa musica qui c'è lui che fa le acrobazie tutte magiche. Ma sei bravo a parole, guardalo, guardalo. Ma con i pugni come te la cavi? Infatti io tiro i pugni. Vai, guardalo lì. Pam. Guarda, che arti marziali. Madonna, che maestro. Buono. Da nulla se ne esce così. Aspetta, è troppo alto il volume, basta. Manca un suono, scusa. Vai, eccolo. Mi raccomando, tirate sempre lo saccone. Puoi mettere il video mandato al pubblico. Clang. Ma... Madonna. Cosa si è sentito? Tipica lezione di educazione fisica è questa. Poi qui abbiamo un altro signore. Un signore a cui piace tanto mangiare. Però lui illustra. Ah, niente, ci hai pensato. Due che... Voleva fare così, poi ci ha ripensato e è tornato indietro. Questa scatolina, madonna. La scatolina, che a casa allora, mia è un sacchetto. Il primo del Oddio. Tipo cipolla, cipolla calda. Cipolla calda, eh sì. Attenzione. Tutto parte con il prodotto nella roba... Tutto? Non ho capito. Perché non ha parlato pure la magia. Il pomodoro che lo vedo. Tutto a parte è una roba devastante. Cioè un... Quindi lì dentro c'è tutto, ma no, il pomodoro no. Il pomodoro non gli piace. Potente, ma non troppo, eh. Poteva potente. Peccato, Mohamed. La prossima volta impegnati tu. Ha detto Mohamed. Mohamed. Si deve impegnare di più. Caso. E niente. Chi è Mohamed? Mi sa che... mi sa che quello che ha fatto il kebab. Mi sa che non l'ha fatto bene. Perché gli pizza per... Peta. Peta. Non riesco a esprimere. Perché è così difficile parlare col kebab in bocca? Perché? Ma guarda, non lo so. Depura. Detto sì. È difficile parlare con la bocca piena. Stavo dimenticando il bicchiere. Però... Ma... Ok, eccola lì, amore. Ah. Sì, ma insieme allo sciacquone, però. No! Okay. Stava cadendo. È rimasto in piedi. Sorseggia. Di cosa sa? Leggermente peta. È leggermente peta. È leggermente soffice, il gusto. Soffice. L'ho tenuto in frigo per qualche mese. Oserei dire. Ma come per qualche mese? Ha perso un po' quel ps che doveva dare in gol. Era un po' secondo, caldo, quindi attenzione. L'ho messo un attimo. Madonna! Cos'è successo? Se metti l'alluminio lì dentro. Lui si è seduto tranquillo, si è sentito un suono. Te lo spiego io cos'è successo. Lui ha messo il kebab con ancora l'alluminio dentro al forno a microonde. Cosa che, diciamo anche per i nostri fan, meglio non fare perché vi esplode il microonde. Ma torna un attimo indietro, voglio risentire. Si vedono le scintille. Guarda. No, ho visto. Diciamo anche per quelli che ci guardano, non mettete metallo, non mettete l'alluminio. Alluminio, metallo, plastica, anche la plastica, perché se mettete la plastica nel forno a microonde emana dei fumi tossici, ok? È spettacolare. Ha un gusto molto soffice e delicato. Soffice e delicato. Ma questa non è mica quella normale, scusa. È più di metà, ma... Oddio, è indeciso. Troppo? Okay. Ora, basta! Ma ancora! Più bambini, lavatevi sempre i denti, buon appetito. Ma che cazzo! Pieno bello, Laviamoci i denti. Pieno bello, tanto bello. Viva il capello! Viva il cappello! Dopo questa. Poster e kebab. Tanta roba, ti devo dire. Tanta roba. Ah. Cosa sta facendo? Sai che momento è adesso? Non lo so. È il momento dell'aspirapolvere.
E niente. Carbonara con la pancetta. Allora. Con cosa? Se mi fai la carbonara con la pancetta, mi spiace dirtelo, ma ti meriti cose brutte. Ma adesso la seconda cosa. I wurstel. È che piacciono tanto qualcuno i wurstel. Eccoli lì. L'arma finale segreta. Aspetta. Ma no! Perché volevo fare la carbonara con la pancetta e i wurstel. Cameretta. Ma cos'è? Tanta roba. Maiale. Ma a caso. Cosa c'entra con la carbonara? Io 12 euro. Maiale dorato. Sarebbe Paolo Junior, perché questo qua si chiama Paolo. Paolo Junior. Maiale blu. Ma è pieno di maialini questo. Finito, pito. Poi un altro maiale, l'ho perso. Eccolo lì il maiale. Eccolo lì il maiale. L'altro maiale che ha perso, mi sa che è finito male. Mettiamo un prato, una coperta di... Sto facendo pipa. Ah, questo qua. Di... Un prato di... Sto facendo pipa. Ah, questo qua. Mettiamo un sto prato, facendo... una coperta di... Sto facendo pipa. Ah, questo qua. Di... Non ho capito. Ma cos'è sto canale qui? Pokémon. Chi le mangio da Biategrasso? Ma... Eh sì. Buon Natale. Attenzione, ritorno in bacco. Ecco, l'aiuto dalla mia barchetta. Trasferiamo la pallina di nuovo qui dentro. La pallina. Non ci sono stati tagli comunque. E come ha fatto? Magia, no, sono illusione ottica. Il giallo è più grande? Giusto? Una magia che in realtà non è una magia. Adesso il cartoncino più grande è quello rosso. Sembra più grande perché c'è il lato più grande vicino al lato piccolo. Uguali. Nerd. Sono fuori dal tunnel. Non ho capito. Ma cosa cazzo? Quindi questa è la prima live con questo nuovo format creato da Dottor Malo. Quindi poi ci speriamo sarà che vi sia piaciuto. Ci sarà di nuovo tutti i venerdì. Se avete video da consigliarci, mandateceli su Discord in privato a me. Quindi ciao, addio. Ciao.